Gentili messeri, gentili dame, sono tornato a farmi sentire dopo un po' di tempo di assenza per difendere la squadra di calcio della mia amata città, la Fiorentina. Fatti non foste a viver come bruti, e nel seguito vedremo che bruti, certo noi, non siamo stati. Il deferimento della squadra viola si basa infatti su un teorema accusatorio che, stando ai fatti realmente accaduti, non ha alcun fondamento. L'accusa parla infatti di salvataggio della Fiorentina, ma sia le singole partite incriminate che il loro arbitraggio dimostrano con forza come non vi sia stata alcuna operazione di salvataggio della Fiorentina. Nonostante che, a detta dell'accusa, furono diverse le partite accomodate dalla Fiorentina, non sono riuscito a riscontrare tale circostanza analizzando le partite citate, casomai tutto il contrario. Vediamoli tutti i favori che ci sono stati fatti. La prima partita che l'accusa tira in ballo è Bologna-Fiorentina del 24 aprile 2005. A noi serve a tutti i costi la vittoria per avvicinarsi al Bologna, che ci precede di 6 punti in classifica. E infatti l'arbitraggio è del tutto ininfluente, come riportato da tutti gli organi di stampa, e la partita finisce con un pareggio che ci allontana dalla salvezza. La settimana successiva, allo stadio Artemio Franchi, si svolge Fiorentina-Milan. A questa data dovremmo essere, secondo l'accusa, finalmente compagni di merende con i vari Moggi, Giraudo, Mazzini, e quale migliore occasione allora per festeggiare l'accordo che affossare il Milan, che combatte con la Juve per l'assegnazione dello scudetto, e favorire i viola nella rincorsa alla salvezza. Infatti il risultato finale è di 2-1 per il Milan, e nel corso della partita si verificano vari episodi che ci danneggiano in maniera evidente. Un fallo su Miccoli di Stam da espulsione, che invece l'arbitro sanzionò solo con l'ammonizione. Un fallo di mano in area da parte di un giocatore del Milan. Un fallo da rigore su Pazzini. Chievo-Fiorentina, terminata 1-2, è una delle partite su cui l'accusa punta maggiormente, a causa di un rigore reclamato dalla squadra di casa a pochi minuti dalla fine. Ci si scorda però che a metà del secondo tempo c'era un netto rigore per la Fiorentina per un fallo su Božinov che l'arbitro ignora. Thank you.
Mi volete spiegare, per favore, perché un arbitro che ci avesse voluto favorire non avrebbe fischiato il rigore lasciando la partita incerta fino all'ultimo minuto? Eccoci al 15 maggio 2005, quando si svolge Fiorentina-Atalanta. È la partita che segue l'incontro a pranzo tra i Della Valle, Bergamo e Mazzini. L'Atalanta è già praticamente retrocessa, l'arbitro ci è sicuramente amico e ci favorirà sicuramente. Ci richiamo tutti allo stadio pensando di avere già la vittoria in tasca e infatti la partita finisce 0-0 con l'arbitro che non concede un rigore alla Fiorentina al 14° del secondo tempo per un netto fallo su Chiellini. Ma per favore... A questo punto, se davvero ci avessero aiutato, saremmo stati praticamente già in salvo, ma visto che qualcosa non è andato secondo i piani, il 22 maggio andiamo a Roma a giocare la partita della penultima giornata con la Lazio, sicuri che i favori dovuti finalmente arriveranno. Al 30° del primo tempo si verifica un episodio mai visto sui campi di calcio. Il giocatore laziale Zauri para con le mani un tiro destinato a finire in rete. L'arbitro compiacente si frega le mani perché non ha bisogno nemmeno di compiere qualche ingiustizia per favorirci. Scoppia a ridere di contentezza e gli casca il fischietto di bocca e non riesce a fischiare niente. Nessun problema. Il guardialine è un fedelissimo di Moggi, Pisa Creta, che sicuramente interverrà a segnalare l'irregolarità. E invece, davanti a un'intera platea che si aspetta il rigore per la Fiorentina ed espulsione per il giocatore laziale, non succede niente. L'ultima giornata di campionato merita un esame approfondito, poiché secondo le tesi della Procura federale, la cupola si sarebbe mossa per condizionare verso il punteggio di parità la partita Lecce-Parma, onde favorire la Fiorentina. È bene precisare che all'ultima giornata di campionato di Serie A 2004-2005 le squadre ancora a rischio di retrocessione erano 9, raccolte nell'arco di 4 punti, e 7 erano le partite che vedevano coinvolte queste squadre. Tale situazione rendeva possibile, stando anche ai calcoli diffusi su alcuni quotidiani, ben 2.187 combinazioni. Inoltre, il pareggio tra Lecce e Parma non avrebbe automaticamente consentito la salvezza della squadra viola, dal momento che, a tal fine, occorreva che la Fiorentina vincesse lo scontro diretto con il Brescia e che o il Bologna non vincesse con la Sampdoria o il Siena non battesse l'Atalanta. Pertanto la Fiorentina, oltre che a vincere il proprio incontro, per essere sicura della salvezza avrebbe fatto comodo che il Parma perdesse a Lecce e non il pareggio tra queste due squadre.
Vorrei far presente che coloro che ci hanno giudicato non hanno tenuto in nessuna considerazione gli innumerevoli torti arbitrali subiti durante il campionato 2004-2005 dalla squadra viola e infatti nel dibattimento non sono state analizzate molte altre partite. Vediamo solo alcuni esempi, poiché se vedessimo tutti gli errori arbitrali che hanno penalizzato la squadra viola in quel campionato faremmo notte fonda. La prima giornata del campionato porta la Fiorentina a giocare a Roma con i giallorossi. Per iniziare subito in bellezza, all'ottavo minuto del secondo tempo, la Roma segna il gol decisivo con Montella in evidente posizione di fuorigioco. Se il buongiorno si vede dal mattino. La penultima giornata del girone d'andata prevede al Franchi Fiorentina-Lazio e finisce con una vittoria per 3-2 della Lazio, con quello che probabilmente è un record di gol irregolari segnati nella stessa partita. Nel primo gol Di Canio è in evidente posizione di fuorigioco. Nel secondo, il velo di Rocchi in fuorigioco favorisce Pandev. Nel terzo gol, Rocchi in posizione irregolare ostacola la visuale del portiere viola. Infine, per condire il tutto, alla Fiorentina viene negato un clamoroso rigore per un fallo su Valdés.
Il 6 febbraio 2005 si gioca Sampdoria-Fiorentina. Si gioca, si fa per dire, perché dopo 10 minuti la squadra viola è stata già ridotta in 9 per le espulsioni a tempo di record di Božinov e dell'Icarri da parte del famigerato Dondarini, Donda per gli amici. La partita chiaramente finisce con una netta vittoria della Sampdoria per 3-0. Il 20 aprile 2005 si gioca a Fiorentina-Messina. Allo stadio Artemio Franchi l'arbitro decide che fino a quando il Messina non raggiungerà il pareggio si continuerà a giocare. Dopo 5 minuti di recupero, con la Fiorentina ancora in vantaggio per 1-0, decide di invertire una punizione, dalla cui esecuzione scaturisce il pareggio del giocatore del Messina, Arturo Di Napoli. Finirà quindi 1-1, con altri 2 punti che ci vengono ingiustamente sottratti. Ci sarebbe piaciuto mostrare queste immagini al processo di primo grado, purtroppo questo non ci è stato permesso. Comunque, speriamo che quanto vi abbiamo mostrato possa essere d'aiuto a capire l'assurdità con la quale è stata finora giudicata la nostra Fiorentina.